La parola al consigliere Calise, credo che sia l'unico gruppo che non ha ancora parlato. Prego, consigliere Calise. Presidente, colleghi consiglieri, il tema del lavoro rappresenta oggi un tema centrale. I titoli che campeggiano sui quotidiani ci ricordano l'allarme e l'aumento vertiginoso dei licenziamenti e la stasi sul versante occupazionale in genere. Se la tematica generale è di competenza nazionale, non bisogna certo dimenticare le responsabilità che il Comune di Milano ha in relazione ad essa. La legge 56 del 1987 assegna infatti ai comuni l'obbligo di garantire i servizi all'impiego anche attraverso la messa a disposizione di spazi idonei ad erogare tali servizi. Se ci riferiamo al caso milanese, il servizio è demandato alla gestione provinciale attraverso AFOL, società di sua proprietà. Per adempiere al dovere sancito dalla legge citata, il Comune di Milano ha finora versato 700.000 euro annui per l'affitto dei locali del centro per l'impiego di Viale Jenner, ridimensionati a 25.000 quest'anno grazie allo spostamento presso i locali di proprietà di Via Soderini. Non passa inosservato però che la gestione AFOL milanese si caratterizza per un'assoluta estraneità del Comune alla sua gestione, a differenza delle colleghe della provincia, nelle quali i comuni detengono quote azionarie ed esercitano un controllo diretto sulla buona erogazione dei servizi. Ciò ci allarma ancora di più alla luce di un commento dei revisori dei conti dell'Agenzia che è apparsa sul Corriere della Sera del 7 aprile scorso. Ne cito solo una parte, la più significante, ma che riassume in toto l'allarme di questa segnalazione. AFOL Milano è gestita male ed è amministrata peggio, da parte dei revisori dei conti, questa citazione. Chiedo quindi all'assessore competente di far chiarezza rispetto all'erogazione di servizi strategici per i cittadini milanesi in materia di lavoro e, parallelamente, di illustrare gli intendimenti di questa amministrazione in materia di servizi all'impiego rispetto alla costituenda città metropolitana, considerando che alla fine del 2013 Milano presumibilmente erediterà i compiti oggi in capo alla provincia e vorremmo fosse in grado di garantire servizi di qualità su un fronte così caldo ed importante per la vita dei suoi cittadini. Ringrazio e spero di aver presto un'informativa da parte della Giunta, dato che è un problema di grandissimo interesse anche da parte del Comune. Grazie. Grazie consigliere Calise. La parola al consigliere Corbio.